in collaborazione con... Sucking out titties. Now that a mother still sucking out titties. Different titties, but titties nonetheless. Oh. First thing I do when a girl undressed. Dress. Crazy girl, spark my interest. So titties with stock, I'd invest in breasts. Yeah. Love the way you move, I'm impressed. Why the girls love us? Be the best, I guess. Hey, I got the goose. All right, okay. I'm feeling loose. All right, okay. She love the peace. All right, okay. He love them bees. All right, okay. I got the goose. All right, okay. I'm feeling loose. All right, okay. She love the bees. All right, okay. We love them bees. Crazy, get wild, yeah. Let's party, get loud, yeah. If you wanna have fun, do something crazy. Amici di Bike Show, Sergio, yeah. E Chiara, qui dalla spiaggia 91 a Brescia con la nazionale VIP Sport. Stiamo per andare a infastidire, anzi a intervistare un personaggio. Eccoci qua. Ecco, Rosario che dopo la fattoria, vincitore della fattoria, è diventato campione di abbronzatura su monopattino. Descrivici quello che è successo. Diciamo che sono sempre stato un campione, diciamo un talento dell'abbronzatura. A parte che appena sei arrivato tu ci si stava oscurando il cielo, a parte quello, non lo so, io mi farei qualche domanda fosse in te. In ogni caso ho inventato la sdraio con le quattro ruote, così io seguo il sole, capito? Pensate, amici di Bike Show, questo ragazzo cosa è riuscito a fare? Ha imparato tutto, veramente talentonato. A pannelli solari. Addirittura a pannelli solari, quindi anche eco. Sì, poi ti specchiano, so, e ti abbronzi anche da sotto. Ragazzi, amici di Bike Show, Chiara, hai una domandina per il nostro Rosario che dopo il monopattino potrebbe passare sulla bicicletta vera e propria? Beh, lui è un esperto di ecosostenibilità, quindi mi potrebbe dare qualche lezione visto che io mi occupo di meteo, no? Quindi è meteo, ambiente, clima, allora dacci qualche chicca ecosostenibile, oltre a questa sdraio, cosa hai inventato? Dacci qualche idea da proporre ai nostri amici. Sto inventando le creme ecosostenibili, A base di? Abbronzante, anziché queste cose a base di petrolene, benzolene, a base di cose naturali. Però le hai sperimentate? Sono in via di sperimentazione, non so se stai guardando il... Sembra che stiano funzionando. Adesso veramente la sperimentazione inizia adesso che comincia ad essere nuvoloso, quindi poi vedremo. Se mi abbronzerò e diventerò del colore del costume, avranno funzionato. Se no, la prossima, veniva appuntamento a settembre per vedere se... In caso faremo un'edizione speciale. Io direi però di concludere con un bel saluto ai nostri amici di Bike Show. Ragazzi di Bike Show, sempre in bici, mi raccomando, adesso voi andate avanti che io vi raggiungo, però con la mia bici a pannelli solari. Io da buon siciliano non voglio fare fatiche. Bravo, spegni questo. Come i veri bikers, diciamo, l'ombrelli, solo che quelle c'hanno le fighe pazzesche, io ho questo qua. Vabbè. Meglio che nulla. Ti rendi conto. Ok, amici di Bike Show, un salutone, alla prossima. Ciao.
Ciao, Back Show. Malata! Scusate, Miss Bengala, guardi, siamo qui con gli amici di Bike TV che volevamo fare una domanda a proposito di sport. Una domanda, sì, dai, sport e potenza, noi apprezziamo molto della Nazionale VIP Sport e Bike TV, che nonostante il suo giro, diciamo, raffreddore, leggera, è qua presente per la solidarietà. Hai visto, caro? Nonostante la febbre, cioè influenza, raffreddore, sono qua. Volevamo sapere, dato che questa è una trasmissione appunto dedicata al ciclismo, ma per mantenere ancora un fisico così, diciamo, al bacio, la bicicletta contribuisce? Io non vado in bicicletta, anche se mi piace, non faccio sport di nessun genere, quindi me caschi veramente male. Io sono stato poco cortese che non ho anche chiesto il permesso, ti passo un attimo invece una signorina un pochino più cortese. No, ma comunque io apprezzo lo sport, cioè mi piace, apprezzo chi fa sport, mi piace. Sono solo io un po' pigra, non lo faccio, però quando ci provo mi diverto. Ora ci concedi carità. Un'altra domanda alla signorina un pochino più cortese di me. Va bene, ok, vai adesso. Ecco, dopo questo indelicato che ha fatto domande un po' poco opportune, no, è andato a sfrugugliare nella sua vita, ma chi se ne frega, se, cioè che gliene frega a lui se lei fa sport o non fa sport, l'importante è il risultato, hai capito? Comunque dovrebbe provare ad andare in bicicletta, quindi venga a trovarci al Back Show e le daremo qualche lezione. Va bene, io le chiedo una cosa semplice. Bisogna prendere lezioni? Sì, noi siamo espertissimi. Ah, hai capito. Allora, io le chiedo solo un saluto ai nostri amici di Bike Show. Ciao amici di Bike Show, ciao. Dal diavoletto di Bike TV, ciao. Non molla. Quanto ci voleva per prendere un taxi, no? Io ti ho chiesto di prendere il tempo, tu mi hai detto se piove? Let's go, make no excuses now, I'm talking here and now, I'm talking here and now, let's go. Time is running out, I'm talking here and now, I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. Let's go. Oh, let's go. There is no better time. I'm talking.
da Spiaggia 91, un personaggio a te. Abbiamo sempre, vedete, Oppini, è il DNA di Oppini, la comicità dentro il sangue, scorre nelle vene. Abbiamo qui Daniel Ducré, personaggio molto possente, e volevamo fargli una domanda, ma tu in tutte le tue attività sportive, il ciclismo ha mai fatto parte della tua vita? No, perché ho provato, però mi ha fatto tantissimo male al culo, dunque non ho mai più fatto. Quindi perché lui sapevo che volevano, anzi, ma non sono arrivate informazioni certe, che eri campione a Monaco di campionato di a pattini a rotelle. No, sul ghiaccio. Ah, sul ghiaccio, mi ero sbagliato, amici di Bike TV. Quindi Chiara, è il tuo turno. Lo so che stai fremendo, sei un po'... Esatto, perché con un uomo così possente di fianco una donna fa fatica a trattenersi. Ti passo il microfono. È qui, è l'ormone impazzito. Allora, ah, scoop. Allora, perché siamo qui? Raccontaci cosa hai fatto oggi, ci siamo divertiti. Ma guarda, siamo... Innanzitutto non dare commenti sulle mie prestazioni a pallavolo. A parte quello, te cosa hai fatto? Guarda, sinceramente sei stata bravissima. Io non pensavo che potevi buttare tanti palloni così fuori, sei stata bravissima. Ma niente, proviamo di fare alcune cose per venire, per aiutare questi terremotati, si dice così? Sì, bravissimo. Ok, grazie. E niente, diamo del nostro tempo, diamo la nostra anima e proviamo di dare qualcosa di bene, noi che possiamo dare. Ma stasera quali sono i programmi? Niente, guarda, io sono, come si dice? Casa e chiesa? Sì, sì. Poi c'è la mia fidanzata che è a casa e io sono quasi un mormone. Ci crediamo? Io abito. Che ci credi? Io ci credo molto. Ah, secondo me Daniel te sei un po' birbantello. No, guarda. Vai in onda in Francia questa cosa? No, in tutta Europa. Comunque magari promettiamo ai nostri amici di Bike TV, magari Daniel più avanti potrebbe anche iniziare a trovare in studio. Ma volentieri, molto volentieri. Okay. Allora ci vediamo in studio, eh? Però mentre aspettiamo che venga in studio faccio un saluto per i nostri amici. Scusate, avevamo qualche problema di audio, ora lo ripristiniamo. Dicevamo, facci qualche un saluto per il nostro bike show. Allora, un saluto al bike show, ciao a tutti. Ciao a tutti, noi andiamo perché sta arrivando un uragano. Ciao! Ma come poter dimenticare il nostro portierone Baresi? Detto anche Sara Cinesca, non entra da nulla. Questi due sono pericolosissimi, secondo me. Quindi vedo confabulare. Aga tu, a Camilla, o Galù. A chi è in the ghetto, we see.
skip till we smashed up. Feel it alright, and we rock the ghetto blaster. Rock it all night. I sent a rocket to the globe, bomb the disco. I filled it up with love and then I watch it explode. Yeah, baby, yeah. Alright, can you feel it? Good God, yeah. Beaten path before us, it was all there in plain sight. Come on people, we have all seen the signs, so we may never get back to the old school, to the old grounds. It's all about the new fam. We are the new born, the world know all about us. Attenzione, abbiamo trovato un personaggio interessantissimo, Marco Milano Mandimandi. Andiamo a vedere se ci concede 2 secondi del suo tempo. Marco. Ciao. Ciao, siamo qua con Bike TV e volevamo... Ma è romagnolo. Che sono romagnolo. Allora, noi sapevamo, cioè, insomma sapevamo, non ne siamo certi, però... ci hanno informato che tu hai partecipato al campionato di bici sul cavalletto senza sella e hai vinto il premio di platino. Allora, io qui lo dico e qui lo nego. C'è stato un anno che Dolce & Gabbana hanno disegnato la maglia rosa, se non sbaglio, per il Giro d'Italia. Dovevo partecipare quando ho saputo che Dolce & Gabbana volevano disegnare anche la sella. E allora ho detto no. Che non no. Vorrei trovarmi sorprese. Ma è per quello che ti sei fatti i capelli platino, per coronare questo sogno? No, ti dirò, io, a me piace cucinare. Poi una sera la mia ragazza, la mia compagna, ho fatto un risotto allo zafferano, non gli è piaciuto, me l'ha tirato in testa e si vede. Questo è il risultato. Questo è il risotto. Ah, è proprio lo zafferano. Oh, è proprio lo zafferano, eh. Ok, dai, fai un salutone agli amici di Bike TV. Ok. Un attimo, scusate. Cosa bevi? Aperol Sour. No, scusa, ma se glielo chiedi te non funziona. Aspetta che passiamo a una bellissima donna che forse funziona. Ciao! Allora, il saluto agli amici di Bike Show non ha funzionato con il nostro amico, quindi ci riprovo io. Un saluto ai nostri amici di Bike Show. Bike Show, siete bacchicissimi. Simpaticissimi. Elegantissimi. E poi? E poi cosa, ci sono i cambi sulle bike, sì? No, è cambio automatico. Ah, è cambio automatico. Cambio automatico. Sono già il cambio automatico. Quando andavo io in bicicletta, io mi ricordo, avevo una Graziella, allora, perché quando ero piccolo io c'erano pochi soldi, c'era questa Graziella che praticamente era di seconda mano, c'era questo che vedeva le biciclette, che ne aveva una sola, costava poco e mia madre mi comprò questa Graziella, ma era rosa. Bellissimo. Quindi ero l'unico, mi prendevo per il culo tutti, con la Graziella rosa andavo in giro. Quindi il tuo rapporto con la bici è un po' traumatico. Eh sì, forse è per questo che Dolce & Gabbana. Abbiamo capito che è amico di Dolce & Gabbana, chissà. Per chi non l'avesse capito, è amico di Dolce & Gabbana. Va bene, allora grazie. Ti inviteremo al Bike Show per fare qualche prova in più sulla bici. Va bene, grazie. Con sella. Mandi, siete bellissimi. E vai cacicci. Vabbè, non mi viene, cicicissimi. Ritenta, sarai più fortunato. Il Sercoi to Join. Ciao. Anche noi quando siamo andati avanti. So we search the sky for any flashing signs. We've gone to-
incidente ha detto adesso basta, siamo qui per l'Emilia Romagna, facciamo i seri, e che loro ci scusino. Siamo a Brescia, spiaggia 91, ci siamo dati oggi a beach volley, piscina, eccetera, eccetera. Noi siamo... lui intanto magna, magna. Allora, questo è un canale dedicato al ciclismo, quindi innanzitutto ti chiediamo... il tuo rapporto con... esatto, il nostro Danilone. Esatto. Come te la cavi con la bici? Tu conosci Paola Pezzo? No, sono impreparata. Come si implica di mountain bike? Cioè, ma scusate... Io sono presa in prestito, eh. Allora, praticamente ne capisco sicuramente più di me. L'ho fatto, molta bicicletta da piccolo, fino ai 18 anni, poi una volta arrivata la patente l'ho mollata. Ero anche abbastanza appassionato di mountain bike, quindi le preparavo, ci giravo in montagna, andavo a fare un po' di stradine, percorsi particolari. Divertente, ma adesso è un mondo che ormai ho abbandonato da anni. Non hai intenzione di cimentarti in prossima... con la macchina meglio? Sì, perché io vendo automobili da una vita. La mia passione è correre e sono le auto, correre in automobili e vendere auto, e quindi credo che sia una roba più consona. Quindi questo go-kart com'è andato? Bene, bene, adesso dopo c'è la gara, vediamo i tempi, c'è Daniel che sta rubacchiando per avere la prima posizione, ma gliela diamo, almeno ci divertiamo un po' di più. Per ora come ti sei piazzato? Adesso sono secondo. Vero? Con i tempi falsati. Con i tempi falsati, ci crediamo? Io adesso chiedo di partire terzo addirittura, così... Così parti svantaggiato. Esatto. È uno scorretto. Attenzione, potevi inquadrare chi l'ha detto, eh. Con quella maglietta lì che è una tenda, piuttosto che una maglietta. Vediamo la tenda, vediamo la tenda. Mia nonna, che aveva nella casa di campagna. Sei inguardabile, Tullio. Te come ti sei piazzato a questo go-kart? Ho fatto 31,9, quindi sono nell'altra classifica Spigiz. Ma è vero che è stata falsata? Da Oppini. Perché mi hanno messo il computer centrale al solito, perché deve vincere per forza lui. Come quando facevo le partite, deve battere per forza lui le punizioni, deve battere per forza i rigori, deve avere per forza il 10, deve avere per forza la fascia da capitano. E poi guarda, se ti guardi bene i piedi montati al contrario, è il destro al posto del sinistro. Sentiamo la replica. Ascolta, la replica, uno che ha quelle scarpe lì con i chiodi dentro vuol dire che è uno che si autoflagella, quindi... Comunque vedo che questi due ragazzi si vogliono molto bene. No, quello sicuro. Adesso scherziamo, ma dopo appena spegna la telecamera... passano alle mani. C'è un'effusione d'amore profonda tutta la serata. Un'effusione d'amore, fatecela anche per il nostro Bike TV, fateci un saluto. Vieni qua, questa tenda, vieni qua un attimo. Dai che in fondo ci vogliamo tutti bene. Allora, per Bike TV, come si pedala in bicicletta? Non ho capito. Come si pedala in bicicletta? Così. Alza il pomito un attimo. Col sellino senza. No, col sellino. Se chiede qualcun altro forse dovrei dire. Io metto la zona, quella dello scooter, quella della Vespa Primavera. Quella che dice il sellino al contrario qua, secondo me. Uomo, eh. Che poi per carità. Noi con sellino, rigorosamente. Noi con sellino.
Cioè ce ne sono due di persone che sono molto maschi, ma fino a un certo punto. Vabbè ragazzi, ce lo fate questo saluto per il nostro Bike TV. Quindi ciao Bike TV, spero di non incontrarvi mai, perché non sono ciclisticamente preparato per starvi dietro. Però se vi becco vi saluto e non so come beccarvi, comunque ciao, buona serata. Dai, salutaci Bike TV. Porto, ciao. Come, così ci rimaniamo ciao, male? Ma questo ciao avete capito chi è che vuole la bici? Chi è che vuole la bici senza sellino? Lo facciamo come Cassano che è un piccio, perché qua stiamo scherzando. Cassano, sellini, stiamo facendo tutte stiamo andando le cose che non si devono dire, le stai dicendo. Adesso Cassano. Adesso sto spiegando che erano battute, capito? Io sono quindi pro. Salutiamo? Cassano. Ciao Sky. Ciao Cassano, ciao Tiago Silva, ciao Iba, che se ne sono andati. Ci vediamo dopo al go-kart. Ciao ciao. Inter in B, grazie. Con le mani nella marmellata, quindi ce la possiamo fare. Libero. Libero, via. Allora, innanzitutto una domanda un po' campanilistica, però d'altronde è un canale dedicato al ciclismo, quindi con la bici come te la cavi? Io adesso me la cavo molto meglio perché ho insegnato al mio scricciolino ad andare in bicicletta. Perché alla tenera età, piccolino aveva paura, adesso ho preso confidenza e allora ho incominciato anch'io ad andare in bicicletta, facciamo le passeggiate. Due ruote o qua? Due ruote. Rotelline. Due ruote, senza le rotelline. Però senza le rotelline, ma col sellino. Sempre sellino. La mia veneranda età ormai. Perché stiamo facendo un sondaggio di chi predilige. Sellino, e siccome fa male anche il culetto, usiamo anche il pannolotto perché. Il cuscino. Esatto, io poi sono abituato a viaggiare molto in macchina, di conseguenza devo avere un sedile. Facci una simulazione di te che vai in bici. Beh, dicono che si può inquadrare, dicono che bisogna agitare un po' le gambine così, ma però mi sposto un po'. Però ce la faccio, ultimo, ma ci arrivo in bicicletta. E ora una simulazione di te che vai in bici senza sellino. Chi mi sta dietro? Chi mi sta dietro? Voglio dire, si vede dagli occhi. Lacrimo. Forse era meglio la simulazione con il sellino. Vabbè. Andiamo. Ma il go-kart te l'hai provato? No, le quattro ruote ormai. Poi sono piccoline e non vanno bene. Oggi però che hai fatto? Che hai combinato? Oggi mi sono dedicato ai miei giocatori artisti, che devo dire meravigliosi, che collaborano sempre a questi eventi, manifestazioni. Poi oggi c'era una causa molto, molto valida, insomma. Tutto quello che riusciamo a raccogliere lo daremo ai terremotati dell'Emilia. E speriamo che domani, che ripetiamo l'evento, insomma, ci sia molta più gente, anche perché oggi ci sono stati qualche temporale, insomma, però domani sicuramente ci rifacciamo. Il tempo non ci assiste. Sudare, li faremo sudare. Comunque abbiamo sudato anche oggi, anch'io ho fatto un po' di bici. Un po' di sole. Domani speriamo bene. Allora dai, saluta il nostro canale Bike Show. Ciao Bike Show. Andate piano in bicicletta e mi raccomando il sellino. Ciao.
Allora, Lucio, siamo a Brescia, da Ischia a Brescia il passo non è di migliori, però siamo qui per una giusta causa. Bellissimo, è bellissimo davvero, mi piace molto. Spiaggia 91. Molto bello, spiaggia 91, anche io la consiglio. Ischia è diversa, dai. Ischia, Ischia, vabbè, ma dai. Ischia è un'altra cosa. Un'altra cosa. Comunque sappiamo che te sei un grande campione con il pallone, oggi invece di usare i piedi hai usato le mani, com'è andata? Me la sono cavata, mi sono divertito soprattutto, pensavo peggio. Hai fatto qualche punto? No, sono bravo, ho scoperto di essere bravo anche a pallavolo. Ecco, allora nel tuo secondo futuro farai... Me la cavo un po' con tutti gli sport, no, mi diverto, l'ho fatto tutti quanti. Poi ti sei... Quattro non mi sono mica... No. Ecco, come ti sei piazzato col go-kart? Qual è il prossimo argomento? No, vogliamo approfondire! Ultimo in classifica! Sì, ma ero parcheggiato lì in doppia fila. Mi hanno anche multato, te lo dico. Io. Sì, pure la multa al go-kart. No, guarda, parliamo d'altro. Allora domani sarai qui con noi, anche domani. Assolutamente sì. Forse domani ci sarà più pane per i tuoi denti, perché... No, c'è la mia materia, ho studiato, domani mi interrogano, no, ma ci divertiremo anche domani. Domani ti scateni. Domani tutti noi, anzi posso invitare un po' di persone, perché oggi non c'era molta gente. Venite tutti al Club 91. Spiaggia 91 di Brescia. Spiaggia 91 di Brescia perché è bellissimo e ci divertiamo domani, veramente. Però allora noi siamo un canale dedicato al ciclismo, quindi vogliamo sapere te come te la cavi con la bici. Ma mi sbucciavo le ginocchia da piccolo, però no, non è il mio sport proprio preferito. Però... Non vai in bicicletta, Dischia? No, ormai no. Però da bambino. Bisognerebbe rispolverarla perché non inquina, fa movimenti. Un po' particolare, ho visto che qua le strade sono anche adatte a fare questa cosa qua. A Ischia sono troppe salite e discese, insomma è difficile. Però è un bello sport. Te lo mettiamo in mente. Sì, magari. Dai, allora salutaci i nostri telespettatori del Bike Show. Salute a tutti, comunque continuo, vi aspetto domani, veramente. Spiaggia 91, vi aspetto domani qua perché ci divertiamo. E salute a tutti i telespettatori di Bike Show. Bike Show, saluto tutti. Un abbraccio a tutti. I gotta find my way back. Back to summer paradise. Allora, spiaggia 91, Brescia, siamo in compagnia di un grande calciatore, capitano del Brescia, insomma una carriera costellata di grandi successi, a noi non ce ne può fregare di meno. In bici ci vai o non ci vai? Ci vado dove? Vuoi che ti ci mandi? Mi mandi, dov'è? Lei utilizza lo strumento di locomozione... che si chiama bicicletta. Certo, alla grande. E come te la cavi? Abbastanza bene, anche se sono andato molto bene anche sui kart. Sì, però prima approfondiamo la questione bici. Innanzitutto, la domanda fondamentale di questa sera è se questi uomini usano il sellino o no. Lo usano. Lo usano il sellino. Lo usano. Faccio una simulazione ora di te che vai in bici. E poi? Pedala. E poi? E poi la simulazione di te che vai in bici senza sellino. Stendiamo un velo pietoso. Passiamo al go-kart. Ok. Allora, come ti sei piazzato? Penso ultimo, però hanno taroccato un po' i risultati. Com'è che tutti quelli che arrivano ultimi dicono che il risultato è stato taroccato? Sai, perché mi sembra di andare fortissimo, alla fine ho visto i risultati ultimo. Per cui no, direi che non è proprio la mia... Specialità. Il mio sport principale. Meglio beach volley? Sì, se ho dei compagni... abbastanza che mi danno una mano, non come... Per fortuna oggi c'ero io che ho fatto una serie di battute invincibili. Sei stata bravissima che hai fatto due recuperi e sei andata a recuperarmi due giocatori e me li hai portati in squadra. Ma come? Io ero la migliore. Sei stata la migliore. L'importante è mettersi in gioco e soprattutto mettersi in gioco per una giusta causa. È vero, oggi ci siamo divertiti, però pensando anche a quelli che si stanno divertendo un po' meno, per cui è stata per noi e speriamo in futuro anche per loro una bella giornata.
domani ci ripresentiamo qua, speriamo che il tempo ci assista, conosceremo anche tante altre persone che giocheranno con noi insieme, per cui tu sei eliminato dal gioco. Io non mi ripresento su quel campo da bici, anzi sì, verrò, giocherò e vincerò. Per cui, ecco, penso che ci sia una maggior partecipazione, ecco. Bene, allora ci vediamo domani, sempre su questo campo, io e te in squadra insieme. Volentieri, volentieri. Un saluto per i nostri amici di Bike Show. Un grande bacione e un abbraccio a tutti. Ciao! Siamo anche dalla Maria stasera. Maria, baby tigre!